Ciao ragazzi, volevo cominciare in maniera non obbligatoria né prescrittiva una piccola rubrica in cui vi vorrei leggere una poesia al giorno, per quanto possibile ovviamente. Perché? Perché vi ho sempre detto a volte con una frase, anche se qualcuno magari non la può condividere, la letteratura ci può salvare la vita. L'idea è che una poesia al giorno possa essere la medicina in questo momento in cui si parla tanto effettivamente di medicina, di virus, la poesia possa essere la medicina della nostra anima, possa darci un sollievo, possa farci sentire più vivi di quanto effettivamente la quotidianità di oggi non ci dica. Infatti volevo iniziare con una poesia di Gozzano. Gozzano è un poeta considerato crepuscolare, di cui non... Abbiamo parlato un po' di Palazzeschi, di Corazzini, e Gozzano era, credo, amico di Corazzini. E morì anche lui giovane, più o meno intorno ai 30 anni, 33 anni. E volevo iniziare con una sua poesia che si intitola proprio La medicina. Capire effettivamente quale può essere la medicina. Per me una risposta può essere proprio la poesia. Ma la medicina è probabilmente nei rapporti di tutti i giorni. La nostra medicina può essere il guardare dentro noi stessi e capire perché siamo vivi ogni giorno. Vivi non intendo vivi nel senso vero del termine, ma vivi in quanto umani, cioè quanto della nostra umanità sta rimanendo viva in questo momento in cui il tempo ci dice che forse esseri umani in questo momento lo siamo un po' meno rispetto al passato. Dice Guido Gozzano in questa poesia che si intitola La medicina. Non so che triste affanno mi consumi. Sono malato e nei miei giorni e nei miei dì peggiori. Tra i balaustri il mar scintilla fuori, la zona dei palmeti e degli agrumi. Ah, se voi foste qui tra questi fiori, amica, bella voce tra i profumi, se recaste con voi tutti i volumi di tutti i nostri dolci ingannatori. Mi direste il congedo, oppur la morte del cervo, oppur la sementa. E queste bellezze, più che l'aria, più che il sole, mi farebbero ancora sano e forte, e guarirei. Voi mi risanereste con la grande virtù delle parole. Veramente bella. Bella perché lui si rivolge ad un'amica, dice, le dà del voi, se voi foste qui con me, le vostre parole mi risanerebbero. Questo è un po' quello che voglio dedicare a voi, è una dedica che faccio a voi ragazzi delle mie classi, se voi foste qui con me in questo momento, le vostre parole, i vostri sorrisi, le nostre parole, i nostri sorrisi ci risanerebbero da questo momento. Speriamo di poter effettivamente leggere una poesia al giorno, spero la possiate vedere come un'opportunità. A volte la bambina lo faccio come un'opportunità, come una cosa carina, ripeto, niente di obbligatorio, sarebbe bello però che le sentiste, perché ovviamente ogni poesia avrà un motivo per cui lo porto. Questo qua è l'altro motivo per sorridere. Questo qui. Patatina. Guarda lì, patatina. Ciao, ciao a tutti ragazzi. Ciao, leggerò le poesie. Ciao, ciao.